Cari amici, benvenuti in questo nuovo video di Super Mario Odyssey! Ed eccoci tornati nel regno dei fornelli! Proseguiamo la nostra avventura mentre cerchiamo di evitare che tutto lo stufato venga rubato! Ho acceso una fiamma! Non ci credo, come ti è venuto in mente? Ma che... Così mi sono spaventato tanto che mi è venuta un'idea così brillante che sono morto. E non ci sei abituato, capisco. Ma devo rifarlo, sono tutto inutile. Sono stare attenti. Ok, prendi sto tipo! No, il tipo, non di nuovo con uno di vita! Non andare però a prendertelo di persona nella lava, lascia che venga lui da te. Dai, non posso morire di nuovo davanti alla luna. Non posso morire di nuovo davanti alla luna! Attento alla tartaruga. Il braciere sull'isolotto. No, il tipo che mi lancia. Le padelle. Vai, no. Via. L'abbiamo distrutto. Manu. Aiutami. Guarda un po' che cosa ho trovato. Salta. Ho trovato quasi la morte. Abbiamo trovato un'altra zona nascosta, piena di segreti e parkour da fare con questi cosi. Divertiti. No. Io non voglio entrarci niente in queste turpi situazioni. Il fatto che ci sono lì quei pomodori mi fa pensare male. Mi fa pensare che dobbiamo andare di là per ottenere la luna extra. E sicuramente quassù ci sarà qualcosa. Salta. Salve luna. È stupendo che mettano sempre una luna extra in questi posti. Traversata sulla lava. Buttati lì dentro così non perdiamo il tipo. E ritorna qua. Va, che bello. Ma questi pomodori quando muoiono fanno proprio un buco nel pavimento. Se riesci a notarci così. Beh. No! Vabbè, almeno una luna l'abbiamo presa, eh? Stavolta lo faccio tutto di filato. Vedrete che ce la faccio. Ho un'idea. Invece di prenderlo quando è al centro, lo prendo quando è laterale. Ci sta fermo per qualche secondo. È il mio momento. Vai, salta. Sì, ce l'ho fatta. Missione compiuta, incredibile. Così almeno abbiamo anche la seconda luna. Se non muoio adesso perché sbaglio un po' la telecamera. Non ci provare. Abbiamo preso anche la luna dello stretto sentiero di lava. Maledetta. E non sappiamo neanche saltare dentro un tubo. Oggi non sappiamo proprio fare un tubo. Letteralmente. Ce la facciamo? Dentro. E abbiamo completato anche questa zona segreta. Direi di risalire. Cosa siamo diventati? Non riesco a capirlo. Io provo a saltare. Ma che? A saltare? E a saltare, a saltare! Questo è l'altopiano bisteccone! Ma no, il bisteccone è vivo! Sono la carne! No! Ma non esiste sta cosa! Siamo il pezzo di carne, così che l'uccellaccio cerchi di attaccare noi! Ma siamo salatissimi, guarda, siamo su una montagna di sale! Maledetta tipa, ci vorrà rubare e portare via. Guarda il cappello com'è piccolo però. Ora ci butterà nel calderone se non stiamo attenti. E otteniamo così la multiluna finale. Ce l'abbiamo fatta senza neppure dover combattere contro nessuno. Bastava trasformarsi in una bistecchia. Ma perché va via la gravità quando prendiamo le lune? Ancora non me lo spiego. Ciao uccellaccio. Potresti andartene a lasciare questo posto? No, non mi sembra il caso di mandarci via così. No, Mario resisti! Attento, potrebbe crollare tutto! Sta cuocendo! No, è esploso il vulcano! Troppo. No! Cosa si bucerà lo stufato? Povero Mario, dove cavolo saremo volati adesso? Risalita della cascata lavica. Non è ancora finita. Eravamo arrivati fin lassù. Abbiamo preso le multilune. Ma purtroppo non è ancora detta l'ultima parola. Per tutte le tese, hai visto che la pilli? Quello sì che è un vulcano con tutte le furie. Acci tu, basta ruttando senza sosta. Guardate, sembra di essere finiti a Pompei con questo buon uomo pazzo. Ma uffa, voglio il popcorn. No, camminaci sopra. Niente popcorn. Ci manca solamente una luna e noi l'andremo a prendere con il cannone.
Chi cavolo ha lasciato lì dei cannoni? Non lo so e non lo voglio neanche scoprire. No, 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 vado via. Scusi. No. Forse me se lo prendiamo. Sì, forse potrebbe essere simpatico. Ma così non usciamo a prendere i Lucky Block. No, ce la fa lo stesso. Va, che bello, cuovicino e monetine extra. Tanto le perdo tutte da poco. Non casca di sotto, possibilmente, grazie. Grotta vulcanica. Ingresso. Quella grotta laggiù è l'unico modo per raggiungere la cima del monte. Allora, io ci vado. Ma per farlo, devo diventare Mario in 2D e c'è anche quello che lancia le padelle in 2D. No! Via, ok. Oh, mi prendo le monete e ti abbandono. Ciao! Mario, torna in 3D perché hai una pannocchia da arrostire malissimo. Lo sappiamo tutti che andrà a finire male. Ma per forza, come prendi la moneta. Ok, dai, attento, ci siamo. Attento. Ce l'abbiamo fatta, non so come, non so perché, grazie per non aver messo checkpoint, molto simpatico da parte vostra, ma siamo dentro il vulcano. No, aspetta, cosa succede se togliamo i tappi? No, niente forse. Bene, fate bene a mettere cose inutili. Dobbiamo cercare di evitare i tronchi, suppongo. Quindi mi raccomando, evita i tronchi e salta. Evita i tronchi e salta. Giusto, perché se becchiamo il tronco torniamo normali. No. Ed è una pessima idea in questo posto. Addio. Ops. Evita, perfetto, salta. E ce l'abbiamo fatta, siamo giù di sotto. Probabilmente ci saranno delle cose nascoste da qualche parte, ma noi dobbiamo proseguire. Accendi la fiamma. Devo accendere la fiamma prima di morire. Ok. E la luna. Abbiamo la luna che ci serviva per poter far ripartire l'Odyssey. Ma non possiamo certo andarcene se prima non ci mettiamo ad aiutare questo regno. Giusto. Altro ponte per noi, perché questi posti non possono avere i ponti già pronti. Faccia a faccia con Gurmello. Si chiama Gurmello quell'uccellaccio. Quella mi mangia se mi vede. Ok, e allora evitala. Ti sei fatta mangiare di nuovo? No, cosa te la fa pensare? Ma sei impossibile. No, checkpoint preso. Inizio dell'ascesa al monte. Fai attenzione alle piattaforme ribaltabili. Quelle piattaforme ribaltabili? Cosa vuol dire piattaforme ribaltabili? Non lo so. Non ti avvicinare. La lava è cattiva, come se fosse in mente. Ah già, hai ragione. Io infatti mi ero detto, vado quando è rosa o quando è blu? Ma perché devo sempre andare solo quando è blu? Mi sembra un'ingiustizia. E facevo bene invece. È la lava quella. Perché sta cadendo un peperone? No. Per darti tempo di passare. Sai che i peperoni sono un po' pesanti a volte se non sono cotti bene? Stanno un po' sullo stomaco. Esatto. Dove sta andando? Non fammi saltare 100 milioni di volte. Basta la volta giusta. Stavolta è proprio il contrario. Devo andare solamente quando c'è questa. Si girerà cosa adesso. Ok, ci siamo. Sono vivo. E adesso devo andare ancora con questo. Sì, vado adesso. Whee, ho preso la cosa. Ho preso altre monetine e pucce. Però adesso mi conviene tornare normale e risalire alla vecchia maniera di Mario, ovvero con le forchette. Certo che questa gente per architettare dei posti del genere dove vivere ha dei problemi mentali seri. Dovrebbero farsi vedere uno bravo. Fine dell'ascesa al monte. Ma no, mi stavo divertendo. Ma come ti stavi divertendo? Che è tutto un bruciar vivi qui. Nuovo cannone dritti nella zuppa di Gurmello. Chi ha tagliato la carne a pezzettini? Ciao Gurmello, sempre un tipo sveglio. Ma mi fai un po' paura. Ah no, aiuto, cosa devo fare? Bisogna evitare questi cosi o possiamo distruggere senza problemi? Non li distruggo tutti. Non posso. Li distruggo io, c'ho i cuoricini nascosti. Ma cosa devo fare? Come lo colpisco sto buon uomo? Non lo so. Intanto però evitiamo i suoi colpi. Magari ogni tanto farà qualcosa di stupido. Tipo salire la lava. Un oggetto che possiamo usare per andargli in bocca e saltargli in testa. Cattiveria.
come se le inventano tutte queste boss fight, sono epiche. Sì, comunque, veramente, ci hanno messo chissà quanto a tirar fuori sta roba. Questo tipo continua a lanciarmi roba, è assurdo. Voglio di nuovo colpirlo, però devo stare attenti perché anche quando fa la sua cascata di schiuma rosa cercherà lo stesso di buttarmi addosso qualcosa. Eccoci, eccoci, lo farà. Ci siamo, vai, ci vai, siamo, vai. Evita quello che mi vuole lanciare. Perfetto, ci siamo. Ci siamo! Bravissimo! In piena testa! E anche questo colpo è andato a segno! Diventerà un brodo di pollo alla fine questo stufato! Buon appetito, forchettine! Preparati! 3, 2, 1... Devo fare parkour! No! Cosa? No! Che idea è? Che schifezza sadica è questa! Che idea è che devo fare parkour? Ma ci sono sopra? No! No! No, ero tutto dall'altra parte! Ero sotto, mica sopra! Vai! Vai! Non smettere! Sono sopra! Ancora dietro! Ma come faccio? Più su! Bravo! Sono più sopra! Sto salendo un minimo! Sto salendo! Sto salendo! Vai! Botta in testa! No! Ha smesso in quel momento! Che sfiga! Come è possibile? Sono un fail gigante! Ci siamo! Dai! Sono sopra! Sì! Sì, voi! Non smettere, uccellaccio, proprio adesso! Ci siamo! Ce l'abbiamo fatta! Che epiche boss fight! Che schifo le piume nel brodo, però! Brodo di pollo! Serviva della carne, dopo tutto, no? Ma bastava la bistecchina, non c'era bisogno anche del pollo! Così è ancora più saporito! Chi vuole un assaggio ne abbiamo per tutti, cari amici! Ma almeno spennatelo prima! E abbiamo anche delle multilune! Grazie a tutti i posti extra che abbiamo preso, non ci servono, ma è bello aver fatto uno stupendo faccia a faccia con Gourmello! Torniamo all'Odyssey! E noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi e alla prossima con gli Eternal Love. Ciao.